In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla. Gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano: Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. La nostra fede ci invita a credere che l'esistenza umana parti da un soffio divino. Io penso che è vero, siamo costituiti da molecole, da cellule, muscoli, pelle, organi, ma la nostra vita va oltre alla pura spiegazione scientifica. Noi cristiani crediamo che tutto parta da quel sospiro di Dio nella nostra vita, quel sospiro, quel soffio dello Spirito che al termine della nostra vita ci regalerà un mondo, una terra, un cielo nuovo, l'inizio e la fine. E noi abbiamo la grazia di vivere questo momento tra l'inizio e la fine. Questo momento abbracciato dalla presenza di Dio. Perché vi dico questo? Perché il rischio che qualche volta possiamo correre è quello di lasciarci un po' andare, di non ricordare da dove parte e qual è il fine della nostra esistenza. Popolo di Israele per ben 70 anni ha vissuto sotto la persecuzione dei babilonesi, per ben 70 anni. E il profeta Isaia, la pericope che abbiamo appena ascoltato nella prima lettura, questo profeta va da questo popolo martoriato, estirpato dalla loro terra, dalle loro tradizioni, anche dalla loro religione, e incomincia a dire: coraggio, non temete. Signore farà le cose bene, si apriranno gli occhi ai ciechi, schiuderà gli orecchi ai sordi, addirittura farà fiorire il deserto. E uno potrebbe benissimo dire: ma ci sei o ti fai? Ma tu vedi in che situazione siamo? Carissimo profeta Isaia, non ti accorgi che siamo stati deportati in Babilonia, resi schiavi, e tu vieni a dirci che Dio farà fiorire il deserto, che aprirà le orecchie ai sordi? E allora, tra l'inizio e la fine della nostra esistenza, il rischio è proprio quello di lasciarci schiacciare dagli avvenimenti, talmente schiacciati dagli avvenimenti da mettere in dubbio che questo benedetto Dio, fatto uomo in Gesù Cristo, è venuto veramente a riempire quello spazio tra l'inizio e la fine della nostra esistenza. E qual è l'altro rischio? È di portare avanti
una relazione con Lui, la nostra fede, una vita spirituale sta. Sì, è sabato, è domenica, c'è la messa. Fra 2 settimane, quando la nostra comunità parrocchiale inizierà ufficialmente l'anno pastorale, ma sicuramente ci sarà qualcuno che inizierà a dire la catechesi. C'è anche questo. C'è questo incontro di formazione. Mio Dio, quante cose ho da fare. C'è questa possibilità di mangiare una parola che magari riempie quello spazio della tua vita. Non ho fame. Ho fame. E quindi capite bene che assomigliamo molto a quel sordo muto o sordo balbuziente. Addirittura può capitare che magari dopo anni che ascoltiamo il Vangelo, che ascoltiamo questa parola, dentro di noi quel ma no, non sono all'altezza, non sono preparato. Ma no, è mai presente che competenza ci vuole per dire che Gesù Cristo è il Figlio di Dio ed è amore per l'umanità intera? Non è per me, per i preti o per qualche povero che magari non ha niente da fare. E intanto chiudiamo le orecchie, chiudiamo la bocca. Quando invece questo benedetto Dio ha questa buona notizia per la nostra esistenza, che anche se qualche volta facciamo finta di niente, siamo sordi, siamo muti, anche se qualche volta mettiamo in dubbio la sua parola perché noi il mondo lo faremmo girare in un altro modo di come lo fa girare lui, lui viene. Cosa fa il Signore di fronte a questo sordo muto? Lo porta in disparte. Meraviglioso. Perché Dio vuole incontrare te. Te. Non vuole incontrare te. Vuole incontrare proprio te, la tua storia, fatta di tante cose belle, fatta anche di miseria. Vuole che l'incontro sia un incontro intimo. Guardate che il Signore è di una delicatezza impressionante. Certo che se noi sordi e muti non ci lasciamo guidare a questi momenti profondi di intimità, noi resteremo immersi alla folla, con il rischio grosso di arrivare alla fine della nostra vita e di accorgerci che la vita è volata via, senza averla riempita di cose buone, di cose belle. Il Signore porta questo sordo muto in disparte, lontano dalla folla, e lo tocca. Lo tocca. Avete presente cosa vuol dire toccare? Lo tocca. La fede è un toccare. La relazione con Dio non è un bla, bla, bla. La relazione con Dio certo che è una lode, certo che è una manifestazione della nostra fede in Dio come in questo momento, ma la nostra relazione con Dio è un toccare, è un incarnarsi nella mia vita. Questo sordo muto viene toccato, le orecchie, la bocca. Gesù usa tra le altre queste immagini che ci ricordano la Genesi, appunto l'inizio. E a questo sordo muto la vita viene restituita, completamente rinnovata, nuova. Non avete voglia, cari amici, di diventare nuovi? Non sentite dentro di voi il desiderio, soprattutto quando incontriamo, di dire al Signore: Signore, che bella sfida mi lanci. Signore, non vieni a schiacciarmi, ma vieni a rinnovarmi. Non vieni a mettermi chissà dove, ma mi metti quella parola che mi fa rivivere, rinascere, che mi fa vedere il mondo in un modo nuovo. E allora, se questa è la nostra esperienza di fede, davvero, se potessimo dire come la gente ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti, non fisicamente parlando, perché io spero che nessuno qui dentro scambi Gesù Cristo con un mago Merlino. Guardate che il Signore ha compiuto pochi miracoli e non li ha compiuti perché quella persona gli stava simpatica, ma ha fatto quei pochi miracoli per prepararci a questo miracolo. Guardatelo lì, il vero miracolo. È
È la croce il vero miracolo, è l'amore il vero miracolo, è questo benedetto Dio che non fa preferenza di persona, è questo Dio che con i suoi occhi guarda e tocca il pezzente che io sono, perché io mi sento tale, credetemi, tante volte mi rimette in piedi. Don Mauro, dai, dai che facciamo fiorire il deserto. Ma Signore, qualche volta la tua parola, dai, falla entrare. Ma Signore, qualche volta la tua parola, ho paura, buttala fuori. Apriti, Effatà, apriti, non chiuditi. Io e il mio Gesù, io e le mie pratiche devozionali, io e la mia fede, no, apriti. Se davvero permettiamo al Signore di incontrarci, di toccarci, di guarirci, davvero la nostra vita si apre. Si apre a che cosa? Si apre al servizio nei confronti degli altri. Gli amici di Fino lo sanno bene. So che magari alcuni che vengono a pregare da noi queste parole, ma se la tua fede si ferma qui, non è fede. Punto. Se la tua fede è un pater, ave, gloria, non è fede. La fede è quando fai esperienza di questo Dio che ha cura di me, io sordo e muto, e cosa faccio io? Mi rimbocco le maniche e divento un suo piccolo strumento in questo momento, in questa comunità. Ma ho tante cose da fare, ma ci sta tutto, ma mi metto al servizio. Non voglio fare preferenze di persone, ce l'ha ricordato l'Apostolo Giacomo nella seconda lettura, ma mi prendo a cuore di questa chiesa, di questa comunità, come si è preso a cuore quella gente che ha preso il sordo muto e l'ha portato davanti a Gesù. Notate, gli portarono un sordo muto. Noi siamo chiamati a fare questa roba qui. E allora capite bene che quasi all'inizio di un nuovo anno pastorale ho un po' di tempo. Ve l'ho scritto anche sul foglietto, sul fogliettino, e vi chiedo di leggerlo bene. Ho una dote, li abbiamo tutti, la metto a disposizione per il bene della mia comunità. Io, attenti bene, sordo e muto, io, fatta esperienza di questo Dio che rinnova, che cambia, che trasforma la vita, mi metto anch'io in movimento. Notate che il Signore compie questo segno prodigioso, questo miracolo, in pieno territorio della Decapoli, cioè in terra pagana. Non ne abbia male la mia comunità, ma anche Fino del Monte è nella Decapoli, è in terra pagana. Noi continuiamo a dire che l'Italia, perché anche il Papa, tutti i cattolici, tutti i cristiani, perché il 98% dei bambini vengono ancora battezzati, mio Dio. Anche nelle nostre parrocchie c'è bisogno di tanti cristiani che davvero con semplicità si mettono a disposizione per raccontare il proprio incontro di Gesù. Non perché noi siamo bravi, perché siamo sordi e muti. Non perché noi siamo migliori degli altri, no, perché abbiamo bisogno di Dio come tutti gli altri. Ma fatta questa esperienza non la tengo per me, ma la condivido. E la sera uscire dopo una giornata di lavoro, fallo, apriti, perché è lì il vero miracolo, è lì dove tu puoi cantare e aiutare le persone a cantare che Dio veramente fa bene ogni cosa. Invece, anche come comunità cristiane, come cristiani, il Papa ci sta richiamando a questa cosa qui. Ci chiudiamo, io e poi ancora io. Faccio appello davvero a tutti voi, cari amici, anche a chi farà ritorno nelle proprie comunità di appartenenza. Se hai un'unghia, donala per il bene di tutti. Certo, fai memoria del fatto che tante volte siamo sordi e muti, siamo poca cosa, ma il Signore tocca quella poca cosa. Il Signore non ha schifo della nostra miseria e il Signore ha questo grande desiderio di rimetterci in piedi, di cambiarci la vita.
a te questo compito. Questo compito di spalancare, di aprire. Nella nostra parrocchia di Fino c'è bisogno di tutti, di tutti. Vedrete negli avvisi di questa settimana che incontrerò il gruppo missionario, la corale inizierà il suo percorso per preparare il servizio nelle liturgie solenni, incontrerò le animatrici che tengono compagnia ai nostri anziani il giovedì pomeriggio, incontrerò le donne che distribuiscono il giornalino, che fanno passare tutte le famiglie quando Don Mauro deve comunicare. Sono tutti dei servizi. Abbiamo bisogno di te. Attenti a non Don Mauro. Dio ha bisogno di te. Se hai veramente fatto esperienza di Lui. Chiediamolo al Signore questa sera. Signore, ci spalanchi le orecchie e la bocca. Concludo l'inizio e la fine. Passa così in fretta il tempo. Non voglio fare del terrorismo psicologico, ma passa così in fretta il tempo. A me piacerebbe, so di avervelo già detto, di arrivare al giorno in cui avrò la grazia di vedere Dio faccia a faccia, questo Dio che ha cura anche della mia miseria, questo Dio che non si stanca di parlarmi nonostante io qualche volta tengo le orecchie chiuse. Ho una gran voglia quando lo vedrò di dirgli: Signore, ce l'ho messa tu. Ti ho lodato nella preghiera e ho tentato di sporcarmi un po' le mani con la gente che mi hai messo a casa. Amen.